Siamo alla conferenza stampa per la presentazione della 50ª edizione del Vinitaly, che si terrà quest'anno a Verona dal 10 al 13 aprile. Protagonista di questa edizione ovviamente il vino Made in Italy. Questa 50ª edizione del Vinitaly, quali sono i programmi per questa nuova edizione e le novità? Beh, direi la grande scoperta è che è ancora un'edizione record con più di 4.100 espositori, oltre 100.000 metri quadrati netti di superficie espositiva, ma soprattutto una grande qualità dei buyer italiani e internazionali che parteciperanno, perché su questo si è concentrato il nostro lavoro. L'altra grande novità sarà Vinitaly in the City, che verrà organizzato in maniera veramente strutturata e sarà un grande bel evento per gli appassionati, quasi creando, come dire, una bella accoppiata dove Vinitaly sempre più attenta al trade e Vinitaly in the City sempre più in crescita per gli appassionati. Sono contentissimo di poter vivere il 50esimo di Vinitaly. Credo che dobbiamo riconoscere che questa esperienza è stata straordinaria per tutta l'Italia, è la piazza fondamentale di riferimento per raccontare la potenza dell'esperienza vitivinicola italiana, però noi celebriamo questi 50 anni non solo guardando al passato e a questa bella storia, ma anzi vorrei dire soprattutto pensando al futuro. Vedrete adesso anche il programma di lavoro che il Ministero presenterà proprio nei giorni di Vinitaly, quello che accadrà lì. C'è una grande sfida che è la sfida digitale, come coniugare al massimo la potenza della qualità enologica vitivinicola italiana con la grande frontiera dell'era digitale, e su quest'asse vogliamo contribuire, dare una mano alle nostre imprese vitivinicole e dare loro degli strumenti nuovi per essere sempre di più presenti nel mondo. Penso che sia una bellissima storia da raccontare questa, perché accanto a tante difficoltà nel settore agricolo in questi momenti c'è anche un punto di forza clamoroso come quello vitivinicolo, ed è giusto celebrarlo, ma soprattutto lavorare con loro per dare nuove prospettive al settore. Prendo questa occasione per chiedervi una mano a raccontare le buone esperienze del nostro paese, la storia del vino di questi 30 anni, ma anche degli ultimi 10, di quello che è accaduto ad esempio all'esportazione italiana vitivinicola, è la prova provata che accanto a tanti temi delicati ci sono anche delle straordinarie occasioni e dei successi. La storia del vino è una storia di successo, di grandissimo successo. Dagli anni 80, dagli scandali del metanolo, al fatto che oggi riconosciamo ad esempio su un mercato come quello statunitense il primato del vino italiano, e guardiamo i numeri dell'export, c'è ancora molto da fare, ma abbiamo fatto dei balzi in avanti clamorosi.